Mommy è tenuto a entrare, ma da solo 5. Ti saluto piena di grazie. Il Signore è con te. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Com'è possibile? Non conosco uomo. Lo Spirito Santo scenderà su di te. Su te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio e questo è il sesto mese per lei. Che tutti dicevano sterile, nulla è impossibile a Dio. Eccomi, sono la serva del Signore. Avvenga di me quello che hai detto. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, e le diede alla luce un figlio, e lo chiamò Gesù. Abbandonata. Come sono belli i monti, i
fidati del messaggero che annuncia la pace, del messaggero di buone notizie che dice a Sion: regna il tuo Dio. Una voce, le tue sentinelle alzano la voce, insieme esultano, poiché il Signore ha snodato il suo santo braccio davanti a tutti i confini della terra, vedranno la salvezza. Buonasera. Veramente se la noi vedi che la maglia è però Pesce fresco, poi vediamo ce lo prendiamo. Dove chiede quando vengono? Presto, stai, gente. Barbari, leggia, maia! Io vi prendo pure per me. Pesci, Matteo! Sì,
Vediamo. Raschiatelli e li facciamo con tre dita, fanno così. Zoom, questi sono cavatelli. Thank you.